fatto paglia, chiamò la torre di controllo dell'aeroporto internazionale di Larnaca, chiedendo di fare un avvicinamento diretto, cioè a vista, per non ostacolare altri velivoli. Per fortuna, la pista di Larnaca, molto lunga, ovviò ai problemi che due motori fuori uso avrebbero potuto procurare non facendo funzionare molti circuiti. L'abilità del pilota consentì di effettuare tutte le manovre di volo necessarie all'atterraggio, perdendo progressivamente velocità fino al contatto della pista. Una volta scesi, la prima cosa che fecero fu visionare il proprio aereo per poter capire cosa poteva essere accaduto. Increduli, osservarono che il tappo del tank carburante, posto sul ventre della fusoliera in posizione centrale rispetto ai due serbatoi alari, non c'era. Capirono immediatamente che qualcuno aveva manomesso la valvola di controllo dei due serbatoi che consente di poter alimentare il motore destro con il serbatoio sinistro per equilibrare il peso del carburante. Si resero immediatamente conto che mani ignote, ma esperte in materia di circuiti aeronautici, avevano tagliato il filo di ferro che tiene frenato il tappo a vite della valvola dello spurco del carburante centrale. Avendola poi allentata prima della partenza con le vibrazioni del decollo, questa sarebbe quindi caduta inevitabilmente in mare, facendo fuoriuscire tutto il carburante. Nel corso di un successivo volo, prima del decollo, Arafat chiamò da parte il suo comandante. Si sedette davanti a lui e con voce particolarmente velata di rammarico iniziò a parlargli in modo confidenziale. Ciò che gli disse risultò molto sconcertante, ma comunque realistico in quel contesto politico. Comandante, sapevo benissimo della manomissione del suo aereo, ma ho ritenuto che non sarebbe successo nulla di grave, visto che l'aereo senza passeggeri sarebbe risultato molto più leggero e con le sue capacità ce l'avrebbe sicuramente fatta ad uscire fuori dalla brutta situazione. Ma perché non mi avete informato? Non potevo mettere a rischio la mia intelligence. Coloro che operano dentro quelle organizzazioni rischiano ogni giorno la vita. Arafat mostrò ancora una volta la sua gratitudine per aver speso anche in quell'occasione la sua professionalità per la causa. Quaglia afferrò il concetto che si immolano alcune vite per salvarne forse tante altre. Certo, le parole del presidente e i gravi fatti accaduti lo fecero riflettere molto. Si rese conto che i rischi da correre diventavano pericolosi oltre ogni immaginazione. Pensò alla sua famiglia, alla lontananza continua da casa e al pericolo che avrebbe corso ogni giorno con l'incognita continua di qualche attentato. Ancora una volta prese coscienza di quanto rischioso fosse il suo lavoro rispetto a un normale pilota di linea e che forse il suo compito stava diventando troppo pesante. Anche il suo ruolo perdeva man mano l'aspetto tecnico per diventare politico.